In Italia abbiamo pochi primati, ma uno di questi riguarda la connettività mobile. Infatti, proprio nel nostro paese si paga pochissimo per avere un singolo gigabyte, abbiamo delle soglie altissime e abbiamo diciamo il record positivo in Europa. E quindi ho deciso di fare una prova, staccare la fibra, la DSL, qualsiasi rete tradizionale in casa mia e testare un modem LTE con una SIM tradizionale, spendendo meno di 10 euro. Si può fare, però vi racconto un po' tutto. Non sarò qui oggi a raccontarvi tariffe, offerte, non voglio fare promozione a nessuno degli operatori, però è vero che ci sono tantissime soluzioni a basso costo. Adesso, dando un'occhiata proprio su internet, su alcuni dei siti più acclamati per confrontare le tariffe, ho notato che esistono diverse soluzioni sotto i 10 euro per avere a disposizione dai 50, 70, 100 GB e anche oltre. Quindi ho deciso di fare questa prova, affidarmi ad un modem LTE, quindi che può navigare, può connettersi alla rete tradizionale, quella con cui ci connettiamo tramite i nostri smartphone, e portarla poi in wifi all'interno della mia abitazione. Voglio però subito fare una premessa: le condizioni di tutti noi sono diverse, sono differenti. Io soprattutto vivo solo e quindi ho necessità che possono rientrare all'interno di questo contesto. Se avete una famiglia numerosa, un nucleo con 2, 3, 4 persone, ecco, la rete tradizionale, quella con gigabyte illimitati, ecco, è sicuramente la soluzione ancora migliore. Però per i single come me che vivono da soli, questa potrebbe essere una buona occasione per spendere meno e avere comunque a disposizione ciò che si vuole. Però andiamo sul pratico, vi racconto cosa serve per attivare una rete del genere e anche quanto si spende. Io ho avuto la fortuna di affidarmi a un Fritzbox il 6890, ovviamente un modello LTE molto efficiente, uno dei migliori che potete trovare in commercio. Garantisce un'ottima ricezione, una buona stabilità del segnale e soprattutto un'ottima copertura, soprattutto di un appartamento che non è eccessivamente grande. Ma in rete esistono tantissime soluzioni anche sotto i 100 euro, si parte più o meno da ciò che ho visto dai 50 euro, poi a salire, insomma, ci sono tantissimi modelli di tutti i brand. E poi chiaramente ci sono le SIM, la ricerca della SIM è della miglior offerta a seconda delle proprie esigenze. Io ho puntato su due SIM, o meglio su due operatori virtuali. Il primo O Mobile, ho provato con O Mobile ma non sono riuscito a ottenere i risultati che volevo perché semplicemente il mio Fritzbox non ha digerito bene questa SIM mobile. È vero che O Mobile ha un piano dedicato per la connettività mobile in casa e quindi forse non tutte sono compatibili, ecco, per fare questo tipo di hotspot, lo chiamo così ma è in maniera impropria. Così ho puntato su un altro virtuale, ovvero Very Mobile, che mi ha permesso di portare a casa 100 GB al mese con una spesa di poco meno di 6 euro, circa 6 euro. E quindi alimentato il modem, cioè chiaramente lo slot per la SIM in formato, quello più grande che avevo un po' dimenticato, e poi via di navigazione. Chiaramente il vantaggio di avere il Fritzbox in questo caso mi ha aiutato anche nella fase di impostazione, non ho dovuto fare chissà cosa, è stato tutto più o meno automatico, però all'interno abbiamo comunque un sistema operativo proprietario, una piattaforma che mi permette anche di scegliere tutte, di fare determinate valutazioni, di aprire magari nuove reti per gli ospiti oppure semplicemente gestire tutti i dispositivi smart che sono collegati, offrire o mettere a disposizione più banda per uno, meno banda per l'altro e magari limitare, cosa che potrebbe essere utile in queste condizioni in cui abbiamo una quota finita. Ci sono ovviamente dei compromessi se si spendono pochi euro, sia che si navighi in 4G o in 5G, semplicemente sta nella velocità, perché sì, in questo caso io ad esempio sono limitato a 30 megabit per secondo in download. Voi direte sono pochissimi, siamo andati avanti, ma poi ecco siamo rimasti un po' forse indietro in questo. Invece no, perché in casa, se poi non avete queste grandi necessità, si riesce a gestire tutto tranquillamente. Io ad esempio ho degli Echo Show di Amazon, oppure appunto la TV 4K che mi riesce tranquillamente a gestire i film, a mostrare in streaming i contenuti alla massima risoluzione senza fare una piega, e quindi va bene per il mio utilizzo, perché poi io ho a disposizione una rete super veloce in ufficio e quindi lì svolgo tutti i miei compiti più importanti. Detto questo, si è avviato il mio mese e il mio esperimento, che si è concluso giusto ieri. Infatti c'è stato il giro di boa in cui ho potuto tirare un po' le somme. La cosa più importante, come già detto, come probabilmente immaginerete, sta nel TV, perché navigando con il computer, con lo smartphone, avendo a disposizione comunque una mia SIM personale sullo smartphone, non vado a caricare troppo il mio piano dati in casa. Ebbene, la TV è quella che poi la sera con un film, con una serie TV, mi è andata a limare questi 100 GB, anche perché pensate che un film in 4K, ad esempio su una piattaforma come Netflix, può consumare dai 4 addirittura 6 GB.
La verità è che non mi sono limitato in niente, non ho cercato assolutamente di arrivare a fine mese, ho fatto tutto quello che avrei fatto come se avessi avuto a disposizione una fibra gigabit, quindi velocissima. E questo perché, come dicevo, ho una rete sullo smartphone a disposizione, perché poi con questi piani, con queste SIM, hai un ulteriore vantaggio, ovvero che se termini il tuo piano lo puoi aggiornare subito, lo puoi rinnovare subito, non devi necessariamente aspettare che scatti quel giorno, cosa che mi è successa appunto ieri, quando i miei 100 GB sono scomparsi, a un certo punto sono arrivato a zero, avrei dovuto aspettare 24 ore per riattivare, comunque per rinnovare, ma in realtà mi è bastato ricaricare il mio conto e riattivare, far ripartire il conteggio quindi con questi 100 GB. Si tratta chiaramente di un'esperienza del tutto personale, anche perché c'è chi di noi guarda tantissimi film, tantissime serie, io lo faccio sporadicamente, non sto tantissimo a casa e come detto sono da solo e quindi non ho questa necessità. Se dovessi stare tutti i giorni a guardare film probabilmente mi servirebbero 500 GB, comunque in rete ci sono delle offerte che adesso si spingono addirittura fino oltre i 200 GB, anche perché credo che agli operatori convenga, non tutti, anzi pochissimi faranno come me, o meglio pochissimi consumeranno così tanti gigabyte, perché è davvero difficile farlo poi in un mese solare. E quindi cosa ho imparato da questa esperienza? Bene, per me è stata assolutamente positiva, io credo di poter stare all'interno di questo contesto, credo che 100 GB siano opportuni, si viaggia, si sta fuori e soprattutto quando quei mesi che magari consumerò di più, semplicemente quando arrivo a zero, clicco all'interno dell'applicazione e poi rinnovo, cosa che è possibile con tutti questi operatori mobile, operatori virtuali che puntano ecco su questi piani, su queste tariffe estremamente convenienti. Non starò lì a elencarle, però vi posso dire che sotto i 10 euro si trovano davvero quasi tutti gli operatori, quindi quelli che ho già citato, Mobile, Verimobile, Tiscali, Kena, che sta invece su rete TIM, c'è anche TIM, ci sono tantissime soluzioni a disposizione, basta scegliere anche in base alla copertura. Ecco, questo è un dettaglio che non vi ho ancora detto, io ho chiaramente un contesto, vivo in un contesto fortunato, sto all'interno di una città, sono a Milano e quindi ho anche una buona copertura della rete mobile, cosa che io ho verificato inizialmente, quindi con il mio smartphone sono su rete Wind, quindi ho potuto verificare che poi avessi una buona copertura che poi viene gestita in questo caso dal mio modem con Verimobile che si appoggia su questa rete. Potete semplicemente verificarlo, ma ecco, questa non è altro che una primissima puntata, perché abbiamo previsto invece un contesto un po' più complicato con Matteo, che il prossimo mese ci porterà in una zona un po' più desolata, un po' più lontana, dove le difficoltà di connessione sono differenti e quindi potersi affidare su delle reti mobile efficienti fa la differenza, soprattutto se si hanno anche tanti gigabyte. Però per maggiori informazioni ho lasciato un po' tutti gli screenshot, la mia esperienza, i dettagli di questo mese a meno di 10 euro all'interno del mio articolo su hdblog.it. Per adesso è tutto da Gabriele, ciao!